Buon pomeriggio a tutti. Mi fa piacere dare il benvenuto ai nostri ospiti di questo pomeriggio nell'ambito di questo appuntamento web che si inserisce nella rassegna che abbiamo intitolato Tra dire e fare c'è di mezzo dare. Ed è una rassegna promossa dal progetto Dare, o Dare, progetto europeo finanziato nell'ambito dell'Urban Innovative Action che il comune di Ravenna come ente capofila sta portando avanti con l'obiettivo di lavorare alla rigenerazione del quartiere della Darsena di Ravenna e di lavorare alla rigenerazione della Darsena attraverso la transizione digitale, che non significa che vogliamo digitalizzare la darsena o renderla qualcosa di meno reale di quello che è, ma significa che ci proponiamo di utilizzare le nuove tecnologie, le risorse, gli strumenti che il digitale ci mette a disposizione per potenziare la rigenerazione, che per noi è un processo di lungo periodo, è un processo che coinvolge innanzitutto le persone e poi i luoghi. E li coinvolge attraverso la messa a sistema e lo sviluppo di progetti, di progettualità, che sono da un lato progettualità fisiche, infrastrutturali, ma anche progettualità imprenditoriali, ma anche progettualità sociali e artistiche. Attraverso il progetto Dare, noi guardiamo e proviamo a stimolare questo un processo virtuoso che possa portare sempre più fervore, effervescenza sul quartiere della Darsena di Ravenna, che per noi è quell'area che parte dalle rive del Candiano e si estende a tutto il quartiere residenziale, diciamo che si svolge attorno a Via Buglia, Via Trieste, in quest'area tanto significativa per la città, ed è un progetto che vuole rilanciare un percorso di rigenerazione attraverso anche una riflessione su quale sia la governance della rigenerazione, quali siano i percorsi e le modalità che possono stimolarla e attivarla sempre più. Tra questi, diciamo, un percorso di collaborazione. Quindi una delle nostre parole chiave è la collaborazione e in questo senso pensiamo che il digitale possa venirci in aiuto. E l'altra nostra parola chiave è la qualità della vita dei residenti, perché un processo di rigenerazione deve sempre tendere a migliorare la qualità della vita di chi abita il quartiere. E ecco perché in questo percorso e volendo iniziare a trattare alcuni dei temi e delle parole chiave che ci guidano, abbiamo in questa serie di appuntamenti web, voluto subito invitare a dialogare con noi un progetto significativo che sta prendendo corpo in Darsena, il progetto Sinergie Virgilio e Dante 4.0, Nuove storie, antichi mestieri, e credo che scopriremo insieme quali sono i motivi e i punti di connessione e le potenzialità, le grandi potenzialità di collaborazione di questo progetto nell'ambito di un percorso di rigenerazione del quartiere. E vorrei anche aggiungere, e poi capirete perché, che il progetto Dare guarda con tantissimo interesse agli spunti, alle idee e alle pratiche innovative che possono arrivare, diciamo, da quella componente particolarmente effervescente e dinamica della nostra città, del nostro tessuto socio-economico, che è quella dei più giovani. E a questo punto io do subito la parola alla persona che ci accompagnerà alla scoperta di questo progetto e di alcuni portatori di idee, spunti e pratiche innovative, che è Sabina Ghinassi, critico d'arte e presidente della rete Almagià. Quindi Sabina, ti lascio la parola.
Grazie Emanuela, grazie per questo invito che ci permette di iniziare il racconto di questo progetto virtuoso che è Almagià Creative Hub, all'interno di un progetto ancora più virtuoso che è Sinergie Virgilio e Dante 4.0, che è un progetto di gemellaggio e di scambio di buone pratiche in termini di protagonismo giovanile tra il Comune di Mantova e il Comune di Ravenna. È un progetto finanziato da ANCI e noi, come amministrazione di Ravenna, assessorato alle politiche giovanili, siamo stati invitati e coinvolti in questa declinazione di una serie di progettualità che coinvolgevano soprattutto la creatività giovanile, messa in atto dal Comune di Mantova. Almagià Creative Hub è una delle due linee scelte dall'amministrazione di Ravenna con partner Rete Almagià e Production e Industria, che prevede e tenta di costruire dentro Artificeria Almagià, che è un luogo già simbolo in qualche modo della rigenerazione della darsena, una sorta di hub creativa che incubi e accompagni sei progetti di under 35 selezionati tramite bando. L'altra linea, voglio sottolineare, interna a Sinergie Virgilio Dante 4.0 per la parte Ravennate, è coordinata da Indas e riguarda ovviamente la street art. Ritornando ad Almagià Creative Hub, che cosa è successo? È successo che questa avventura virtuosa è iniziata alcuni mesi fa, è iniziata prima con un bando che ha individuato quattro giovani coordinatori alla cabina di regia, che si sono dimostrati nel corso dei mesi dei collaboratori e dei compagni di strada straordinari. Li ricordo qui perché si chiamano Federico Minghetti, Francesca Danesi, Sara Magazzino e Laura Bagnoli, che insieme a me, come presidente di Rete Almagià, Selina Bassini, come coordinatrice interna Rete Almagià, Marco Molduzzi per E-Production, e Edoardo Raffellini, che incontrerete nel prossimo incontro di Dare, hanno costruito durante questi mesi un altro bando, un bando che doveva individuare appunto sei tavoli progettuali da incubare all'interno di Artificiere Almagià, di progetti creativi e innovativi di Under 35. Nell'incontro di oggi, vediamo, incontriamo e parleranno tre dei sei progetti selezionati, dei sei progettisti selezionati. Ecco, una cosa che volevo sottolineare è che questo bando, Almagià Creative Hub, si pone come, ha avuto sin dall'inizio come focus uno spettro piuttosto ampio, nel senso che quello che noi volevamo intercettare era una serie di progettualità innovative certamente, ma che avessero anche un carattere transdisciplinare. I progetti che sono stati selezionati dalla commissione hanno tutte queste caratteristiche, delle caratteristiche che in qualche modo segnano quello che secondo noi è il dispositivo culturale come dispositivo di placemaking, cioè di creazione di paesaggi, di pratiche nuove di comunità, di nuovi orizzonti di senso che, soprattutto in un luogo come la darsena di Città di Ravenna, nel suo essere in qualche modo soglia, e uno dei progetti, Cimitero Anfibio, racconta molto bene questo suo essere soglia tra la terra e l'acqua, un po' una soglia di immaginario che tutta la nostra città e che, collegandoci anche a quello che non so, è successo poco tempo fa in darsena di Città di Ravenna, Mahmood, il rapper, è venuto e ha scelto come location per il suo ultimo video la darsena di Ravenna. Quindi è un luogo che in qualche modo è sì dell'immaginario ravennate, sì un luogo del desiderio ravennate, un luogo di chi ci abita, ma è anche un luogo che in qualche modo appartiene, comincia ad appartenere un po' all'immaginario collettivo dell'Italia. È un luogo dove si stabiliscono, si stabiliscono in qualche modo delle nuove soglie, delle nuove pratiche, delle nuove sperimentazioni di progettualità che cambiano il tessuto
connettivo di una città, non separato dalla città nella quale si trova, ma specchio proprio di un potere grande di trasformazione e di metamorfosi di una città. Ecco, i nostri sei tavoli raccontano ognuno in modo diverso questo orizzonte di senso, questo ampliamento di orizzonte. Lo fanno attraverso pratiche anche in qualche modo a chilometri zero, anche semplici, però nella loro semplicità traducono anche una grande libertà sia di evocazione che di costruzione. Io lascerei la parola ai tre progettisti. I primi sono Nicolò Calandrini e Francesco Rambelli dell'Associazione Denara, che ci raccontano questo progetto un po' speciale, un po' modulare, un po' architettonico, ma anche nello stesso tempo estremamente immateriale e libero. Una cosa abbiamo chiesto ai nostri progettisti per questo incontro con Dare, ed è una cosa che abbiamo chiesto anche come inizio di quel percorso condiviso che faremo in questi mesi per realizzare i loro progetti, per dare un corpo ai loro progetti o una pratica ai loro progetti. Abbiamo chiesto a tutti loro di raccontare da dove sono partiti attraverso una suggestione, un'immagine, che è un modo un po' per fissare quasi una piccola bandiera sul grado zero dell'inizio di questo percorso condiviso, dove saranno seguiti dai ragazzi della cabina di regia, dai giovani coordinatori, da Edoardo Raffellini di E-Production e da Giulia Melandri di Cantieri per Rete Almagià. Lascio la parola prima a Nicola e Francesco, che ci raccontano il loro progetto Casa come città. Grazie. Ok, forse ora ci sentite. Buonasera a tutti. Abbiamo preparato una piccola appunto presentazione partendo da una suggestione, dal titolo e da appunto questa suggestione che suggella, diciamo, l'idea iniziale di questo progetto. Diciamo che questa riflessione, come diceva Nicolò, è nata in questo periodo particolare in cui ci siamo trovati tutti a vivere in questa pandemia ad occupare il nostro spazio di casa, e si può dire che in qualche modo questa casa, la nostra casa, ha assunto le sembianze della città, poiché questa c'era preclusa, e in qualche modo ci siamo trovati a vivere in questo spazio abbastanza limitato, ma pur sempre, diciamo, la nostra casa. E scegliamo di mostrare questo riferimento di Arduino Cantafora, questo pittore architetto, che a noi c'è caro, poiché è un riferimento che si trova proprio a Ravenna, in via Diaz, nella sede Ferruzzi, ed è un ciclo pittorico di 4 metri per 2, dipinto ad olio, in cui in qualche modo Cantafora dipinge questi scenari in cui in qualche modo i muri, come si vede nell'immagine, della casa, di questo spazio domestico, si sostituiscono alla città che è dietro, quasi come se ci fosse una trasparenza. Questa specie di escamotage che in qualche modo connota l'intero ciclo città come casa, appunto prodotto nel 90, è un po' il punto di partenza del nostro ragionamento, poiché in qualche modo si sposa con la nostra proposta, questa ambiguità di cosa è casa, cosa è città, il limite stesso dei nostri muri che diventano proiezioni della città stessa. Abbiamo anche scelto di mostrare altri riferimenti, come per esempio questa scena tratta dal film Dogville di Lars von Trier nel 2003, in cui questo spazio totalmente cristallino e limpido, teatrale, verrebbe da dire, della scena del film, in qualche modo rispecchia molto il nostro risultato finale, per quanto le premesse magari siano, diciamo, diverse. In questo caso i muri si rapportano con gli abitanti, data la loro trasparenza dei muri, in contraddizione con la poca trasparenza, diciamo, delle figure che la abitano, in maniera quasi paradossale. Oppure questo lavoro dell'architetto Ettore Sozzas in Metafore,
composto con la moglie Eulalia Grau nel 72, dal 72 al 77, in cui questa riflessione su cos'era, diciamo, il design per l'architetto, cerca un po' di tornare al principio e di ricucire quello strappo che secondo lui stava consumando nella Milano negli anni 70 fra design e consumatore. Quindi sceglie di agire nella natura e con gesti semplici, ma quantomeno forti, come per esempio, come si vede nella foto, con la porta che introduce una stanza completamente in ombra, o lo stesso pavimento sopra quella specie di specchio d'acqua, con pochi elementi riesce a circoscrivere, pochi elementi ma decisi, uno spazio fortemente architettonico, in questo caso sempre in complicità con ciò che lo circonda. Quindi quello che abbiamo fatto alla fine, appunto, dopo quest'anno vissuto completamente in casa, quello che abbiamo fatto è stato alla fine un atto di protesta. Un atto di protesta nella quale, appunto, ci siamo sentiti in qualche modo obbligati a tornare ad occupare la città in qualche modo, e pertanto quello che abbiamo cercato di fare, di comprendere, era come potevamo riappropriarci alla fine di uno spazio non disegnato e renderlo in qualche modo visibile, riconoscibile, renderlo abitabile, quindi appunto con degli strumenti, per la verità, molto semplici, arcaici se vogliamo. E abbiamo disegnato in tutti i sensi a terra degli spazi, quindi una sala, un bagno, un ingresso, un armadio, una cucina. Abbiamo aggiunto qualche mobile d'arredo e in questo modo abbiamo pensato di poter in qualche modo recuperare quella distanza che si era e che si sta perdendo in realtà per tutti i luoghi cittadini appunto abbandonati. Questo sì nasce appunto come un sistema per riapproparsi dello spazio, ma è sicuramente un ottimo sistema anche per rigenerare uno spazio dimenticato, in un modo alla fine molto, molto semplice, ma soprattutto molto, diciamo, modulabile. Quindi può essere una casa, ma può essere anche tutt'altro, può essere un condominio, può essere una villetta, può essere quello che l'immaginazione in qualche modo vuole che sia. E soprattutto vede diversi step, quest'idea vede diversi step, difatti la casa sì, in primis va disegnata, ma poi va anche arredata, quindi in qualche modo c'è un coinvolgimento probabilmente anche di altre realtà che entrano in collisione con questo disegno, altre realtà, ma non solo, gli stessi cittadini possono abitare questo spazio, quindi usufruire di quello che trovano all'interno di questa casa. In qualche modo la città si trasforma in casa e la casa diventa città. E quindi l'idea finale, appunto, è di costituire questo nuovo paesaggio riconoscibile, abitato e recuperare quell'intimità, appunto, che c'è all'interno della casa, all'interno non della casa ma della città e quindi del paesaggio stesso da rigenerare. Questa è un po' l'idea e la presentazione che abbiamo portato. La cosa interessante di questo progetto è che sicuramente entrerà in relazione con le tante anime che compongono sia Retal Magia che Production, è che durante il percorso di incubazione, sia per questo progetto che per tutti gli altri, una delle pratiche che saranno sicuramente messe in atto sarà quella della relazione forte con tutte quelle competenze, con quei pensieri, con quelle pratiche che fanno parte un po' della nostra identità, un'identità, quella di Almagia e quella di Production, che è proprio, ha una caratterizzazione fortemente transdisciplinare, per cui la loro casa sicuramente si troverà ad entrare in relazione, ad essere colonizzata da diverse pratiche che saranno concertate, discusse, trovate e inventate insieme ai progettisti. Perché all'interno di Almagia Creative Hub, una dei valori aggiunti forti e straordinari è questa possibilità di relazione tra tutte, chiamiamole maestranze,
un po' in modo neorinascimentale, neumanistico, che per forza di cose lì si incontrano. Cioè, quindi diventerà anche un co-working dove noi senior, chiamiamoci così, perché ormai siamo abituati ad essere definiti così da tutti questi under 35, metteremo a disposizione quella che è la nostra esperienza, ma nello stesso tempo acquisiremo da loro, proprio in un processo di scambio continuo, competenze diverse, e addirittura tra i sei tavoli ci saranno sicuramente, stiamo già un po' pensandoli come in termini di relazione, ci saranno sicuramente degli scambi forti di competenze e dei lavori di relazione, quindi il lavoro sarà essenzialmente rizomatico e transdisciplinare. Dopo Nicolò e Francesco lascio la parola a Giovanni Barbato per Cimitero Anfibio. Buonasera a tutti. Allora, sono qui da solo, ma sono qui in rappresentanza anche degli altri ragazzi che fanno parte di questo progetto, che sono Lorenzo Carpinelli e Jacopo Gardelli. E te, Sabina, dicevi una suggestione. Prima hai parlato di soglie, ecco, la darsena come incontro tra terra e mare, la città che si apre all'esterno attraverso appunto il porto che entra in città. E un'altra soglia, chiaramente si può dedurre dal titolo del nostro progetto, è la soglia che c'è tra il nostro mondo terreno e l'aldilà. Ed è il caso proprio del nostro cimitero. Il nostro cimitero sorge sulla darsena, si affaccia sull'acqua, alle sue spalle alla Pineta e guarda direttamente anche tutti gli impianti industriali che stanno a segnare, ad indicare il passato della città. È un cimitero che è lì da fine Ottocento, quantomeno quello monumentale, perché stiamo parlando del cimitero monumentale di Ravenna. E noi pensiamo che possa essere l'immagine di una città, la testimonianza di una città che cambia, una città agricola e rurale e che poi si trasforma nel corso del Novecento in quello che vediamo oggi chiaramente e quelli che sono anche i resti di quella città. E un'altra suggestione, che più che suggestione è realtà, ce l'hanno data, diciamo così, i viaggiatori che passavano per Ravenna durante il Grand Tour ottocentesco e che la definivano come la città delle tombe. Chiaramente stiamo parlando del mausoleo di Galla Placidia, la tomba di Dante, il mausoleo di Teodorico, siamo circondati di tombe ovunque. E però ci siamo stupiti del fatto che il cimitero monumentale sia lasciato in una zona periferica, ma anche dell'immaginario dei ravennati. Molto spesso non si sa nemmeno chi c'è l'importante al cimitero monumentale di Ravenna e tante figure tra l'altro non sono nemmeno elencate, diciamo così, nella leggenda e nella mappa che si trova all'ingresso del cimitero. E quindi pensiamo che possa essere un buon escamotage per raccontare Ravenna, i ravennati e quella lingua di acqua appunto che entra in città. E abbiamo deciso di raccontarlo con la forma del web documentario. E ora non è difficile, descrivere che cosa sia un web documentario, perché non esiste una vera e propria definizione. Sicuramente è un prodotto online, navigabile, è di derivazione giornalistica, diciamo così, perché principalmente viene utilizzato dai giornalisti per raccontare storie approfondite. Ma esistono varie forme, sicuramente non è lineare e quindi si presta benissimo al tipo di racconto che vogliamo fare noi, che è una narrazione in cui l'utente può navigare liberamente e costruire la sua propria narrazione. Stiamo parlando di una mappa, visualmente si presenterebbe come una mappa navigabile, multimediale, interattiva, all'interno della quale vanno a confluire testi, audio, immagini, video, che vanno insieme a creare quella che è la narrazione dei personaggi. Partiremo da una selezione di alcuni personaggi che si trovano al cimitero
per poi appunto per cercare di ampliare il più possibile il racconto di questa zona che ci sta tanto a cuore. Questo è, per sommi capi, il nostro progetto. Mentre stavi parlando, Giovanni, e anche mentre parlavano Nicola e Francesco, poi ho avuto questa suggestione anch'io, sentendovi parlare così e incrociando un po' le parole e le vostre narrazioni. Nel senso che entrambi i vostri progetti, in un momento come questo, sia la riflessione di Nicola e Francesco sulla pandemia, su quello che è stato l'anno di pandemia, sia anche questa fascinazione, mi viene da dire, neocimiteriale, detto da una che ha sempre amato moltissimo la poesia cimiteriale e che in Inghilterra viaggiava per cimiteri e anche in Francia, anche a 15 anni, ci sia anche l'eco, la ricaduta di una riflessione che è proprio di questo tempo, portatrice, cioè risultato dell'esperienza dentro, del viaggio dentro questi tempi da parte vostra, ognuno con strumenti diversi, con metodi diversi, e quindi è una narrazione, è un'azione, narrazione, pratica, nel vostro caso, imperniata su un luogo che è Darsena, ben caratterizzato, con una morfologia fisica alla quale entrambi i progetti si legano, la città di Ravenna, Darsena o città di Ravenna, ma nello stesso tempo assume un po' un carattere di exemplum in questo momento qui. Cioè, nel senso che è anche replicabile in altri luoghi, in altri spazi, in altre città, in altre sensibilità, sia casa come città per Denara, che può essere anche in un'altra città, un pensiero in un'altra città, un'azione in un'altra città, sia questo cimitero che è certamente anfibio, come anfibia Ravenna, che è, sì, è veramente con un'identità neanche duplice, triplice, industriale, agricola, contadina, marinara, ma neanche marinara, da pescatore povero, di sgombri, di pesce azzurro. Però tutte queste memorie, da pesca in botte, tutte queste memorie qui. È molto interessante, è un flash un po' che ho avuto adesso. All'interno di questa riflessione così post-pandemia presento anche il progetto di Luisa Mengolini, che ci ha affascinato un po' tutti, perché anche qui, come Cimitero Anfibio parla di una duplicità, il progetto di Luisa, una storia di Romagna, che in realtà sembrerebbe banalmente una storia di Romagna, ma in realtà non è così banale, è un progetto che unisce la duplicità local nella narrazione della storia di Romagna a una competenza tutta digitale, perché Luisa ha presentato un videogioco. Ecco, Luisa, se vuoi parlarcene, partendo sempre dalla tua suggestione che mi interessa particolarmente. Sì, grazie, buonasera. Sì, sono anche particolarmente felice di presentare dopo il progetto di Cimitero Anfibio, perché mi sembra che in effetti ci siano delle affinità, soprattutto per quanto riguarda l'idea della narrazione non lineare e interattiva multimediale. Mi riuscite a dire se si vede l'immagine, perché non so perché mi è scomparsa. Si vede qualcosa? Sì, sta comparendo. Va okay. E viene. Fa parte della suggestione. Ditemi se quando si è stabilizzata, perché nel mio schermo non vedo nulla. Non so. Se è di nuovo nera. È fantasmica, Luisa. Sì. È un fantasma. È molto azzeccata. L'abbiamo intravista, per cui secondo me puoi partire. Ecco. Ok, ora okay, va. Ok, così sì. Va bene. Allora, questa
L'immagine da cui parto è intanto l'ho scelta un po' per compensare alla parzialità del titolo e per introdurre un po' la componente estetica e atmosferica che caratterizza il progetto, che è appunto un videogioco, diciamo, narrativo, anche detto avventura grafica interattiva, interactive novel, ha vari generi. Varie strane etichette, diciamo. E questa immagine è idonea anche un po' per introdurre l'idea del videogioco come della ricerca intorno al videogioco come medium narrativo. Questo infatti è un lavoro di un artista digitale che si chiama Uno Morales e che per estetica, temi, atmosfere diciamo che è un po' un modello ideale della cosa che vorrei creare. Morales infatti recupera lo stile della pixel art, cioè quella grafica, quello stile di arte digitale che è fatto dai quadratini indivisibili che compongono le immagini sui monitor. E recupera questo stile per raffigurare un universo retrofuturistico e fiabesco allo stesso tempo, e anche questa è stata una forte ispirazione per l'idea del progetto. Questo stile in pixel art, in bianco e nero, viene definito anche a un bit, cioè ogni pixel viene determinato, memorizzato da un solo bit, quindi nel sistema binario i due valori 0 e 1, quindi bianco e nero. Quindi parto da questo perché questa è l'estetica che caratterizzerà tutta questa avventura grafica interattiva e parto da qui perché è una scelta radicalmente connessa ai temi della storia che sarà narrata nel videogioco. Perché? Perché la pixel art è legata al passato digitale dei vecchi videogiochi arcade, quelli che negli anni 80-90 cominciavano a comparire nei luoghi dell'intrattenimento sotto forma dei cosiddetti cabinati o macchine a gettoni e che caratterizzavano anche i luoghi dell'intrattenimento un po' della Riviera Romagnola. Allo stesso tempo l'immagine in bianco e nero ricorda anche l'estetica delle vecchie foto reali, quelle, le vecchie foto storiche che raccontano e testimoniano il passato reale dei nostri luoghi. Quindi la storia che sarà esplorabile nel videogioco è un po' una terra di mezzo tra queste due dimensioni, tra questo passato digitale fittizio e il passato reale invece della storia locale. La storia, diciamo che si svolge in un mondo che coniuga un po' un immaginario fantascientifico, appunto quello dei videogiochi del tempo in chiave un po' retrofuturistica e elementi del folklore romagnolo legati sempre ai luoghi dell'abbandono di Ravenna soprattutto e della sua archeologia industriale. Quindi diverse sfere che sembrano un po' audace forse accostare, ma che troveranno una organicità nella dimensione virtuale del videogioco che andremo a creare. E proprio per la complessità di queste suggestioni così diverse, si cercherà un modo il più possibile sintetico e la pixel art 1-bit in effetti è adatta a questo, un modo sintetico per caratterizzare i personaggi, gli ambienti e i dialoghi che andranno a raccontare la storia, che diciamo che come tema in sintesi estrema avrà il concetto della relazione con il nostro passato e i diversi immaginari che plasmano il nostro futuro o immobilizzano magari il nostro futuro. Per quest'opera,
questo prodotto digitale che ha una fruizione quindi individuale, ognuno sul proprio cellulare, un videogioco pensato per il cellulare, è pensata anche una declinazione in chiave, diciamo, espositiva, videoinstallativa. Una cosa che mi limito solo ad accennare perché è ancora una grande incognita, che prenderà forma solo una volta che il videogioco sarà realizzato. E questa idea della videoinstallazione comunque, diciamo, che vorrebbe ancor più attualizzare quella relazione tra luogo virtuale e luogo fisico che è già presente nella narrazione interna al gioco, e quindi proporre una strategia di valorizzazione reciproca tra patrimonio storico e patrimonio digitale, sempre calato nella realtà specifica di Ravenna e della sua Darsena. E quindi questo è il progetto spiegato a partire da questa immagine. Grazie Luisa, grazie perché un po' è incredibile come in realtà tutti e tre i progetti alla fine sembrino seguire una sorta di fil rouge, che è quello di una narrazione sempre, e mi viene da dire anche per te, perché l'hai detto anche questa duplicità che ritorna, cioè questa logica delle TET che non è più out, non è più o una cosa o l'altra, ma ci sono sempre delle possibilità di convivenza, di situazioni apparentemente anche opposte, che però possono in realtà convivere, come se ci fosse in tutti e tre i progetti, intendo, un racconto quasi, una possibilità quasi onirica di entrare nell'immaginario, anche se in realtà sono concreti tutti e tre, i vostri progetti hanno delle caratteristiche insomma, realizzabili attraverso un processo con più o meno complessità, però tutti e tre i progetti raccontano delle possibilità, uno sguardo che per me è diverso in termini proprio di relazione un po' con il mondo. Cioè, quando parlo di logica di et vuol dire che il tuo gioco e quello che hai detto del passato, Luisa, della relazione tra il passato, dei fantasmi del passato, è molto interessante, è una logica onirica questa qui. Lo stesso cimitero anfibio, anche se è uno storytelling che parte da fatti, cioè affonda uno sguardo forte in una fascinazione che è anche onirica, di sogno, tu hai iniziato parlando di al di là, già, che non è esattamente una cosa così concreta. E Nicolò e Francesco, da parte loro, anche se sono strutturalmente molto architettonici, molto definiti così, disegnano, ne abbiamo già parlato una volta, per me poi sono le mie cattive abitudini da critica d'arte, che deflagrano ogni tanto e continuano a deflagrare, però non le abbandoniamo soprattutto a quest'età. Voi alla fine create quello, inserite e create con un semplice gesto che diventa anche abbastanza ieratico quello che diventa uno spazio sacro, che poi questo spazio sacro sia una casa, che è veramente stata in questi mesi complicati, continua ad essere in questi mesi, in questo periodo così complicato e anche doloroso, uno spazio sacro, solenne e sacro per tutti noi, o che sia uno spazio sacro veramente sacro, perché magari c'è un attore che ci recita dentro e dice delle cose, lo carica di senso, come può essere anche un cittadino che si siede lì su una delle vostre sedie, delle sedie che sceglierete, magari una sedia presa da un mercatino del riuso, da un cassonetto che ha accolto tante altre persone e avrebbe a sua volta tante storie da raccontare. È sempre uno spazio sacro quello che sottraete alla norma, all'abitudine, alla ruota del criceto nella quale ci troviamo. Noi abbiamo finito, Emanuela, Master of the Game. Ci sono delle domande per i ragazzi? Ma intanto magari faccio io qualche un'osservazione, una domanda, poi magari vediamo se c'è qualcuno che sta interagendo e
e magari anche in futuro qualcuno interagirà, perché comunque questi talk rimangono pubblicati sul sito del progetto e sui social del DARE. E no, devo dire che anch'io sono particolarmente colpita dalla sintonia tra questi progetti, ma anche dalla sintonia che hanno questi progetti con il percorso che stiamo portando avanti con il progetto DARE. E la prima impressione, soprattutto partendo dall'ultima presentazione, quella di Luisa, ma anche di Giovanni, è che lo scrupolo che abbiamo noi senior, quello di quando si ragiona di strumenti digitali, cioè di far sì che il digitale non sia in contrasto con il reale, invece quello che viene dai junior è proprio il superamento di questo timore e di questo dualismo, nel senso che reale e digitale non sono due dimensioni alternative, sono due dimensioni che coesistono e si compenetrano a vicenda, una non esclude l'altra, una non è nemica dell'altra. Quindi questo è sicuramente il primo messaggio, il primo punto e il primo stimolo che mi porto anche a casa da questo confronto anche intergenerazionale, diciamo. L'hai introdotta tu, Sabina, questa cosa dei senior, io la cavalco. E poi tutti e tre i progetti sono, nel senso ci muoviamo nell'ambito della creatività, imperniati sul tema di trasferire messaggi e narrare, che è anche uno degli assi portanti dell'approccio del progetto DARE, è quello di lavorare sulla narrazione, su una narrazione che è parte integrante del processo, del percorso di rigenerazione. Quindi non è che la rigenerazione si fa e poi si racconta, ma la narrazione di un quartiere, e attraverso la narrazione, che non è un percorso non è un percorso neutro, è un percorso che si schiera, la narrazione è un percorso che fa delle scelte, che usa dei linguaggi, e qui abbiamo tre tipi di linguaggi, tre scelte. La narrazione è un pezzo della rigenerazione urbana, perché sia come costruzione e di memoria collettiva, sia come racconto di ciò che succede, sia come racconto di quello che è stato, che è, che può essere. Se non l'hanno ancora fatto, quindi invito anche i nostri progettisti ad andarsi a vedere i due talk precedenti che abbiamo proprio incentrato, il primo sul tema dell'archivio digitale e sul tema della costruzione di una memoria collettiva, e il secondo sul tema della narrazione, ed era intitolato Come disegnare la darsene, quindi guardo Niccolò e Francesco anche come interlocutori su questo, ma non solo. Quindi allora, sicuramente già il progetto DARE, che si presenta come piattaforma, si presta in qualche modo, cioè guardatelo anche come traiettoria, come piattaforma a cui tendere. E quindi sono felice, perché insomma i punti di contatto sono veramente tanti, la direzione intrapresa è già in qualche modo comune. E quindi la domanda, in realtà la domanda o un giro di riflessioni appunto che chiederei a voi è proprio su questo tema del, se voi percepite, vedete un dualismo tra la dimensione, diciamo, reale, fisica, analogica e quella digitale o no, e su come intendete, come cos'è per voi la narrazione, qual è il vostro messaggio e qual è stata la vostra scelta in termini di linguaggio per trasferire il vostro messaggio. E forse possiamo fare il giro al contrario, quindi chiedo prima a Luisa Maria, poi a Giovanni e poi a Niccolò e Francesco. Allora, sono due domande. Domandoni. Abbastanza grossi. Allora, sul dualismo,
Sì, sicuramente le nuove generazioni, come magari hai osservato, hanno un approccio molto, molto diverso, però non direi che sono fuse, che si confondono l'una con l'altra. Sicuramente c'è una componente di una natura anfibia, ecco, di nuovo ritornando sul progetto di Giovanni. Sì, ci sono delle commistioni, ci sono delle influenze, però penso che sia ancora molto vivida la differenza fra quelle due sfere e anche in senso problematico, in senso di attriti, diciamo, tra queste due cose, però proprio, forse proprio per questo è una soglia che vale la pena oltrepassare e violare in vario modo per cercare di capirci qualcosa. E sì, infatti è quello che cerco di fare anche con il mio progetto. E quindi sì, c'è un po' questa audacia che spero che non venga mal interpretata, però sì, di mischiare un po' la finzione e la realtà, il passato e il futuro, proprio per illuminare le dinamiche che nel nostro presente sono così strane. E il videogioco, secondo me, per la sua ancora immunità, non so come dire, verginità, non so, a livello artistico non è ancora stato ben esplorato a livello narrativo, è rimasto ancora un po' in embrione, in poche esperienze sparse e secondo me invece è uno di quei linguaggi che non è più solo delle giovanissime generazioni, fino a qualche tempo fa forse sì, mentre adesso è un linguaggio che bisogna scoprire e sperimentare proprio per indagare queste sfere. Quindi sì, ecco, ecco, due domande che mi colpiscono molto sul vivo, quindi non spero di aver dato qualche suggestione, adesso era un po' difficile rispondere esaustivamente. Avremo altre occasioni, per, spero, per chiacchierare. Grazie. Eccomi. Allora, per quanto riguarda il divario tra digitale e analogico, vabbè, tra l'altro detto da me che sono un retromane appassionato di tutte le cose vecchie e analogiche, lasciamo stare, però comunque sono sempre stato convinto che il digitale è reale, cioè, non c'è una distinzione chiaramente fisica, ma lo vediamo dagli esempi più goliardici a cose ben più serie. Il digitale entra nella realtà e la realtà entra nel digitale, è una continua influenza e contaminazione. E la distinzione, secondo me, non è poi così netta. E il web documentario, cioè la forma che abbiamo scelto noi, è lo strumento ideale. Per indagare anche queste influenze, questi movimenti che ci sono continui tra il digitale e il reale, perché è, secondo me, uno degli strumenti per eccellenza per ampliare la realtà, anche per stirarla, andare nel passato, arrivare poi nel futuro, perché è un qualcosa in continua costruzione che rimane lì. E tra l'altro, adesso mi ricollego anche ai videogiochi, a Luisa Maria. Per esempio, ci sono tanti web documentari che sono fatti sotto forma di videogioco, chiaramente in maniera molto, molto semplice. Uno fra questi è Welcome to the Gig, o Welcome to Gig, che è un web documentario interamente dedicato alla gig economy, quindi a tutta l'economia che ruota attorno. Il caso di questo web documentario è dei fattorini delle grandi multinazionali che effettuano consegne. Ed è un gioco a tutti gli effetti che però contiene al suo interno contenuti giornalistici.
Quindi questo. Parlo per entrambi, però penso che anche noi condividiamo un po' quello che dice Giovanni, cioè alla fine lo strumento digitale è un mezzo, sicuramente un mezzo potentissimo. E nel nostro caso è il mezzo per arrivare alla realtà. Quindi sarebbe bello che i progetti, appunto, se si parla di rigenerazione urbana in particolare, e come rigenero uno spazio lo rigenero se è vissuto, quindi se ci vanno delle persone, se ho un motivo per raggiungerlo. E come comunico questa cosa? Devo comunicarlo attraverso, in modo più semplice ed efficace, attraverso mezzi digitali. Quindi tutta una fase digitale di comunicazione, soprattutto appunto parlo del nostro progetto, porterà a un raggiungimento invece reale, quindi l'apice sarà sul raggiungere quello spazio fisico reale. E questo è un po', diciamo, il paradosso, cioè si parte dalla realtà, siamo arrivati nell'epoca digitale, sfruttiamo il digitale per tornare forse anche ad un'epoca più reale, devo dire. Grazie, grazie a tutti per gli spunti. E direi che ci stiamo avviando verso la conclusione dell'appuntamento. Sabina, vuoi aggiungere qualcosa? Che sono, posso aggiungere che sono fieramente analogica e anche fieramente immigrata digitale. No, a parte questa riflessione così scherzosa, io credo che nell'et ci sia l'analogico e il digitale, che il conflitto, cioè sia, come dire, stia sempre più in qualche modo risolvendosi, perché sono talmente avvinghiati, stretti nelle nostre esistenze da non essere neanche più, sono come quasi due parti di uno stesso muro per me adesso, nel senso che l'analogia io la ritrovo e l'essere analogico, a prescindere da quello che ho detto prima, nel fatto che adesso ci sia questa reverie. E mi viene da dire che anche nel progetto di Luisa, questo sapore vintage, le cose che ha detto, la fotografia in bianco e nero, eccetera, ci sia, che l'analogico sia ancora un valore, sentito come memoria, come corpo, come traccia quasi affettiva, ma che sempre più in questa dimensione, di dimensione proprio affettiva anche. Adesso mi viene in mente il fatto che abbiano ricominciato a produrre i vinili e che li facciano quasi customizzati, personalizzati, che siano diventati oggetto di collezionismo straordinario adesso, come mi viene in mente il fatto che una cosa come le scarpe, le sneakers, adesso che sono quanto di più analogico si possa immaginare come oggetto, intendo, una scarpa che ti serve per camminare nel mondo, che deve essere, siano diventate anche adesso oggetto di culto. Credo che l'analogico abbia acquisito una dimensione non tanto strumentale quanto prepotentemente affettiva, e che il digitale esalti e accompagni questo ritorno di questo bisogno di cosificazione che c'è un po' e ne costituisca quasi la voce. Non so se sono stata chiara o se è stata una cosa un po' visionaria, però io dal mio angolo di mondo le vivo un po' così le due cose, come due muri, come le parti di due muri che si sostengono adesso nella nostra vita. Perché mai come durante il periodo della pandemia, in realtà il digitale è stato un medium
prepotentemente anche affettivo, corporeo, esperienziale, pieno di gente che si parlava, che aveva bisogno di parlarsi. Io ho una figlia di 14 anni che faceva i party, si mangiava la pizza in diretta con le amiche, per cui non so quanto sia più contraddittorio e quanto invece sia tutto così in modo complesso, innestato. Piacevolmente innestato, è un altro spazio che dobbiamo, nel quale dobbiamo immergerci e col quale dobbiamo in qualche modo danzare, no? E così ho chiuso, non so se avete delle altre domande. Emanuela, lascio a te le conclusioni. Sì, no, io posso, in questo momento avrei voglia di una prosecuzione, di una chiacchierata analogica con voi, sarebbe veramente bello, però credo che ci sarà presto anche questa occasione e secondo me, visto che siamo stati giusti giusti nei tempi che ci eravamo dati, ci rimaniamo e ci diamo appuntamento per il prossimo streaming, sempre per conoscere le altre tre pratiche innovative che l'Almagià Creative Hub mette in campo e va a incubare nei prossimi mesi. E quindi l'appuntamento è venerdì prossimo, sempre alle 17:30. Quindi prosegue questa esplorazione, questa conoscenza che inizia oggi, ma non, assolutamente no, non finisce qui. Io niente, faccio sempre da così nella mia veste un po' di padrona di casa della rassegna Dare, vi ringrazio tantissimo e spero di rivedervi, rincontrarvi presto, proseguire questa conversazione avviata e saluto voi e anche chi ci ha seguito. Grazie, Grazie, a grazie presto. Emanuela. Grazie a tutti. Grazie Grazie. mille. Ciao. Grazie. Grazie.